quindi Cremona, poi Desio fuori e Oginate ancora fuori tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, e c'è la schiacciata di Corral con il fallo, quindi sono sicuramente 5 partite per Vicenza, le prossime 5 nelle quali la formazione vicentina deve ottenere il massimo dei punti, deve provare a vincerle tutte, i mezzi tecnici per farlo li ha la squadra di Venezia.